Oggi condivido con voi una ricetta ucraina della quale mi sono innamorata. Iniziamo mettendo all'interno di una ciotola un cucchiaio di zucchero con la scorza di mezzo limone. Nella ricetta originale utilizzano la vanillina. Io l'ho personalizzata con la scorza del limone e ho anche ridotto le dosi perché volevo fare una quantità piccola, insomma. 250 g di ricotta. Per questa ricetta è importantissimo che la ricotta sia bella asciutta. Se la vostra è un pochino troppo morbida, dovete metterla all'interno di un canovaccio di cotone pulito e strizzare bene, in modo da riuscire a ottenere una ricotta asciutta, insomma, perché se la ricotta è troppo morbida non vi viene bene. Un tuorlo d'uovo per un peso di 17 grammi e iniziamo a mescolare. Proprio come vi ho detto, siccome dipende tutto dalla consistenza della ricotta, che deve essere asciutta, io ho voluto iniziare aggiungendo soltanto il tuorlo, mentre ho visto che molti usavano l'uovo intero, però era un uovo intero per mezzo chilo di ricotta, e quindi siccome io sto facendo metà, 250 grammi, ho pensato che solo il tuorlo va benissimo. Mescoliamo bene così. Adesso aggiungiamo la farina di semola rimacinata, deve essere sottilissima, oppure il semolino. Sono 40 grammi, 2 cucchiai. Aggiungetela poco alla volta. Siamo. Con questo mescolo un pochino meglio. Ecco qua, questa è la consistenza dell'impasto, deve essere bello denso. Un po' di semola sul tagliere. E prendiamo un cucchiaio abbondante di impasto, mettiamo qua sulla semola così e formiamo una palina. Non vi deve appiccicare sulla mano, vedete? Schiacciamo le palline così. Leggermente. E ora la cosa più bella, con una tazza oppure con un bicchiere, insomma, andiamo a ruotare per dare una forma più precisa. Vedete il bordo come diventa? Mi schiaccio, rigiro dall'altra parte e ruoto ancora. È bellissima questa cosa. Guardate che belle. Qui ho 5 fragole molto grandi, le ho già lavate, vado a rimuovere le foglioline e tagliamo le fragole a cubettini piccoli.
Mettiamo le fragole dentro ad un pentolino. Aggiungiamo il succo di un limone piccolo. E un cucchiaio di zucchero. Mescoliamo e portiamo sul fuoco. Facciamo cuocere a fiamma molto bassa per circa 5-10 minuti. Devono spappolarsi un pochino. Una fettina di burro, sono circa 10 grammi. Padella antiaderente. Aggiungiamo il burro, le appoggiamo in padella con il burro, se usate una buona padella antiaderente serve pochissimo grasso. Dobbiamo far fare una bella crosticina. Faccio cuocere a fiamma dolce. Appena si sarà formata una bella crosticina, le vado a girare. Mamma mia, ragazzi, c'è un profumino delizioso. Ops. Che meraviglia! Intanto le fragole che stanno crescendo, vedete? Ragazzi, il profumo è delizioso. Qui a fianco alla padella mi si è attaccato un pezzetto, sembra quasi un... mi piace! Che meraviglia! Hanno cotto in tutto per 4 minuti a fiamma bassa, sono pronte. E siccome io sono una ragazza di montagna golosa di burro, mi ha montato poco burro nella padella. Che vi pare che lo lascio? No, non si spreca niente, ragazzi. Cibo non si spreca. Una bella fetta di pane. Questo qui è un pane vecchio, un po' duretto, ma va bene così. E ora sta a voi scegliere se mette un po' di sale o un po' di zucchero. A me piace col sale. Pane, burro e sale. Che buono, ragazzi. Quando uso il burro qui a casa quasi quasi non serve neanche la lavastoviglie, perché ci penso io col pane. Il momento migliore. Guardate qua. No, cerco di avvicinare per favore. Squisite. Guardate, ragazzi, che
si sciolgono in bocca. Io ho scelto di servirle con la salsa di fragole, ma stanno benissimo anche con il cioccolato. Guardate, rimane cremoso. È squisito, squisito. Potete servirli anche semplicemente con una spolverata di zucchero a velo. Ecco qua ragazzi, questo è dietro le quinte. Che vuoi, un pezzettino? Lo vuoi assaggiare, amore? Vuoi assaggiare? Guarda, te lo do io, se no te lo metti tutto in bocca, un macello. È buono! Che bontà! Dai un pezzettino a mamma. È buonissimo questo dolce, vero? E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e condividetelo, soprattutto, che così mi aiutate a far crescere il canale. E poi, se provate questa mia ricetta o una qualsiasi altra mia ricetta, scattate una bella foto e postatela su Instagram utilizzando l'hashtag ricette di Gabri. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao! Ciao ciao! Ciao ciao ragazzi!